In Italia sono circa 3 milioni le persone che soffrono di un disturbo dell'alimentazione e dobbiamo tenere presente che di questi circa 2,3 milioni sono adolescenti. L'età d'esordio si sta abbassando fino ad arrivare a 7-8 anni. Quindi è inevitabile che anche le famiglie delle persone che soffrono di un disturbo alimentare ne vengano coinvolte e quindi vengono colpiti anche i genitori, i nonni, gli zii, i fratelli o anche i partner quando parliamo di soggetti un pochino più adulti. Quando una persona cara soffre di un disturbo dell'alimentazione, sono tantissime le emozioni che entrano in campo, le domande, i dubbi e le dinamiche che si vengono anche a instaurare, che necessitano di una risposta da parte dei medici. Bisogna tenere presente che nei disturbi dell'alimentazione più precoce è la diagnosi, migliore è la prognosi, ma purtroppo spesso chi ne soffre non chiede aiuto proprio per la caratteristica del disturbo che è egosintonico e quindi sono i familiari che devono poter accorgersi che qualcosa non va e chiedere tempestivamente l'aiuto di un professionista. I campanelli d'allarme a cui porre attenzione sono molteplici, sono tanti, sono numerosi, però non è sempre facile capire qual è il confine tra una normale attenzione alla dieta o alle forme del corpo che hanno tutti gli adolescenti e invece l'inizio di una vera e propria malattia. Io suggerirei di tenere presente, di fare attenzione a quelli che sono dei cambiamenti drastici nell'alimentazione e negli stili alimentari. Quindi se un ragazzino o una ragazzina iniziano a seguire una dieta in maniera molto rigida, eliminano completamente alcune categorie di alimenti, no? Quindi ad esempio i carboidrati o i condimenti. Comincia a saltare i pasti o a dire che vuol mangiare sempre fuori casa, quindi lontano dal controllo di un genitore o di un familiare. Oppure se comincia a praticare un'attività fisica eccessiva e compulsiva, condotta anche in orari o in condizioni atmosferiche o di salute che non lo consentirebbero, possiamo cominciare a ipotizzare che ci sia un problema. Possiamo porre attenzione anche alla scomparsa di cibo dalla dispensa, ad esempio, no? Se spariscono pacchi di biscotti oppure barattoli di marmellata o Nutella, potremmo ipotizzare che ci sono delle abbuffate. Oppure se la persona si reca in bagno molto spesso, dopo i pasti, ad esempio, potremmo pensare che mette in atto delle condotte di compenso come il vomito autoindotto. Bisogna fare attenzione anche ai cambiamenti di umore, l'irritabilità, una tendenza alla tristezza, all'isolamento sociale, dei forti sbalzi d'umore possono indicare un problema dell'alimentazione.